come dire, il primo amore non si scorda mai, quindi inserirò inevitabilmente e piacevolmente molte immagini che riguardano anche, molte considerazioni che riguardano Gubbio medievale. Dunque, il riferimento alle origini della disciplina non è un casuale né autocelebrativo, ma è importante ricordare che all'epoca, negli anni 70, nelle facoltà di architettura italiana si studiava solo storia dell'architettura, oppure storia e stili dell'architettura. La rivoluzione copernicana, attuata in prima istanza dal professor Guidoni e poi da Meccan, il suo assistente, fu quella di vedere che anche la città disponeva di un proprio stratificato linguaggio, il linguaggio dell'urbanistica, non, come dire, meno importante di quello dell'architettura. Di modo che noi dicevamo, le città non sono un aggregato casuale di case, di edifici che danno luogo poi per estensione alla città. Dicevamo che la città dispone di modi di essere, di soluzioni, di modalità esecutive che ne caratterizzano, che ne costituiscono il linguaggio, un linguaggio storicamente determinato e che quindi nel corso del tempo, nel corso dei secoli cambia. Noi seguiremo questi cambiamenti. Se voi guardate la parte alta di questa, a destra, di questa veduta di Gubbio del Mortier, una veduta del 600, e potete notare che nella parte alta della città vi è un tessuto, è il tessuto stradale del quartiere di Sant'Andrea, che nasce da una pianificazione, potremmo dire, da un'idea maturata addirittura nel XII secolo. Bene, sono definiti, è definito il tessuto viario grazie alla presenza di muri che avevano. Questo è un meccanismo molto diffuso nell'urbanistica medievale. Venivano creati questi muri per distinguere lo spazio pubblico della strada e della piazza da quello privato destinato alla edificazione. Vi ringrazio, spero di non avervi annoiato. L'abbiamo ricevuta veramente mezz'ora fa. Io stamattina, passando prima per il mio ufficio, ho trovato sul tavolo questo plico. Non mi sono insospettito, perché insomma ho un rapporto fiduciario, insomma, ancora con lei. No, beh, che fosse della Presidenza della Repubblica ancora non era chiaro. Comunque, ecco, per il secondo anno siamo stati insigniti di questo riconoscimento. Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica ci comunica appunto che il Capo dello Stato ha conferito a questa manifestazione quale suo premio di rappresentanza, e quindi alla terza edizione del Medioevo, la medaglia che appunto fa riferimento anche nella sua iconografia alla Presidenza della Repubblica, alla Repubblica Italiana. È chiaro che è un motivo di grande soddisfazione per noi, e anche questo ci ripaga dei tanti sacrifici, dei tanti sforzi. Mi fa piacere ovviamente per la mia città, per la mia comunità, mi fa piacere per il dottor Fioravanti, che è comunque in primissima linea in questa azione, ma credo che sia una soddisfazione da condividere con tutti voi, perché se siamo qua evidentemente crediamo tutti in questo progetto, in questo programma, in questi appuntamenti così prestigiosi. Ho avuto il piacere stamattina, tra l'altro, di ascoltare il professor Michalizzi, e quindi di avere ancora una volta il piacere e l'onore di udirlo su tematiche delle quali ha grandissima competenza e per le quali mantiene veramente un riferimento fondamentale per la nostra città e per la sua storia urbanistica. Quindi veramente una bella mattinata impreziosita da questo riconoscimento. Grazie e benvenuti ancora a tutti quanti. E questo testo si chiama Cominciare e concludere. Allora, io vorrei cominciare inquadrando brevemente le nostre logiche di scelta.
concludere, evidentemente concluderemo con un testo meraviglioso, meglio di così non si potrebbe, ma mi dicono che possiamo approfittare anche dopo il reading di un quarto d'ora circa per puntualizzare alcune idee del reading, che noi intendiamo naturalmente rimettere all'attenzione dei nostri meravigliosi ragazzi. È evidente che senza nulla togliere alla vostra attenzione, alla vostra curiosità intellettuale, il nostro target, per quanto riguarda almeno il percorso calviniano, sono sicuramente i giovani, quindi io mi auguro che qualcosa resti di questo. Brevemente, che cosa andremo ad ascoltare? Ecco, intanto, io non sono un attore, avevo preparato questo testo per un grande attore che l'anno scorso è stato nostro ospite, uno dei più grandi attori italiani, ma purtroppo sta girando un film, non è stato possibile. Dovete accontentarvi della mia lettura e se non vi piacerà prendetevela con... Pietosamente possiamo dire che Erlizka, no? Roberto Erlizka, abbiamo scritto per lui. Dunque, questo viaggio al centro del Medioevo è un volume diviso in due tomi, uscito nel 2014 in formato ebook e alla fine del 2016 in versione cartacea. Questo sfasamento nel tempo è stato causato da alcuni problemi, poi risolti dalla casa editrice Liguori di Napoli, che qui devo pubblicamente ringraziare per averlo pubblicato. I contributi presenti in questo volume sono all'incirca 35, per la maggior parte già pubblicati in varie sedi e talvolta difficilmente reperibili. Tutti rivisti con attenzione, ma ci sono anche cose mai pubblicate altrove. Penso che la ratio di tutto questo sia riconducibile a un problema di fondo che era già presente nel mio Medioevo riformato del 96. Un Medioevo riformato, mi piace dire, forse nel senso che non ha fatto il servizio militare, vi ricordate che si usava questo riformato, ai miei tempi obbligatorio il servizio militare, non il libro. Io non so scrivere la vita di un personaggio, che sia Alessandro Magno, Giulio Cesare, Carlo Magno, Federico II, non lo so fare. Ma credo nel frammento, in una storia di frammenti, in cui alcuni problemi vengono sviscerati nelle profondità, ipotizzando alcune soluzioni possibili e sapendo benissimo che ce ne possono essere anche altre, di pari dignità scientifica. E paradossalmente, forse, Francesco non è poi così lontano da Gregorio VII nella sua rivendicazione della dimensione spirituale dell'uomo attraverso la scelta di Madonna Povertà. Due centri possibili quindi nella storia medievale, Gregorio VII e Francesco d'Assisi. Ma questo risultato, lo ripeto, dipende dalle povere forze di noi ricercatori e mi rendo conto che partendo da ottiche diverse mille altri centri del Medioevo potrebbero essere individuati. Grazie della vostra attenzione. Io sono particolarmente contento innanzitutto della presenza dell'architetto Frerì, ma di Sergio Rizzo, perché io sono un giornalista e non sono un grande stimatore della categoria, anche se la frequento da 40 anni. Nemmeno lo so. Però Sergio Rizzo, scusatemi questa notazione personale, è uno dei pochi giornalisti italiani che io non ci conosciamo poi personalmente, sono un suo lettore, ma che stimo profondamente e quindi sono particolarmente felice che sia qui, anche se è venuto qui non tanto come giornalista, nell'ambiente si sa, ma Sergio Rizzo è anche un architetto, laureato in architettura e quindi parlerà oggi anche di giornalismo, perché e naturalmente lo presento brevemente anche se lo conosciamo, però bisogna un po' fare degli aggiornamenti perché veniva quasi un automatismo. Sergio Rizzo, Corriere della Sera, no, Sergio Rizzo è da qualche giorno, da un mese qualcosa, il vice direttore della Repubblica, è stato naturalmente, ha lavorato per molti giornali, Milano Finanza, Il Mondo, Il Giornale e citiamo un numero, 1.200.000 copie vendute per un libro e 22 edizioni per il libro La Casta. Poi abbiamo usato un titolo che è La singolar tenzone, no? Eccolo qui. L'abbiamo anche rappresentato in qualche modo. Quindi una singolar tenzone tra i centri storici e la contemporaneità. È un tema attualissimo in una città
che ha uno dei più bei centri storici del mondo. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e dell'onore. Vedere poi il professor Grumman in prima fila mi rende timidissimo. Però non dai copia. Nel parlare di città medievale, perché è il nostro maestro. Ho riletto da poco il suo libro. Confesso che l'ho dovuto cercare su Amazon, perché nelle librerie non lo trovavo, ma credo che adesso sia riedito. Però noi lo troviamo tutti alla libreria qui sotto. Ecco, importante, perché è veramente un libro importante. Allora, noi in realtà, io e Sergio, oggi vi diamo alcuni stimoli sulla relazione tra la città medievale e la città contemporanea. Adesso, e lo facciamo commentando alcune immagini, se volete, un po' provocatorie, un po' stimolanti, appunto, che servono a capire la distanza, la differenza, la compatibilità della vita contemporanea con la città medievale. È un tema molto importante, in particolare in Italia e in particolare in questo periodo. Giusto ieri è stata approvata la legge proposta da Realacci sui piccoli borghi che si stanno svuotando. Sembra che la contemporaneità non possa andare d'accordo con la città antica e con la città medievale. Il progetto che stiamo elaborando qui a Gubbio l'abbiamo chiamato l'oro di Gubbio, perché invece crediamo che la storia di questi luoghi sia un grandissimo tesoro, non solo da conservare ma da vivere, per tante ragioni storiche, culturali. In Italia siamo arrivati in un momento in cui l'approccio della conservazione tende spesso a escludere quello della vita. La vita vuol dire il lavoro, vuol dire la vita sociale, e questo ha causato spesso lo spopolamento dei centri storici. Dove i centri storici non sono abitati, i centri storici non sono mantenuti, perché la manutenzione dei centri storici la fanno gli abitanti, in primis. Per cui oggi proveremo a vedere se questo è veramente un'attenzione in cui uno dei due deve soccombere, o se invece si possono creare quelle condizioni di compatibilità che ci permettano di mettere insieme contemporaneità e storia. Non è affatto vero. Roma non è mai stata una città orizzontale, anzi, diciamo, la rendita fondiaria era così elevata e il costo dei terreni urbani era così alto che Roma è sempre una città che si è sviluppata in altezza, fin dai tempi in cui si dovettero mettere durante l'epoca imperiale dei limiti all'altezza delle insule, perché non si poteva andare, se non ricordo male, oltre gli 8 piani, no? Ecco, ma anche se noi andiamo a vedere successivamente quello che è stato, lo sviluppo della città è sempre stato uno sviluppo di Roma, uno sviluppo verticale. E ancora adesso, se voi girate per il centro storico, naturalmente parliamo di palazzi che non sono, possono essere considerati medievali, ma comunque sono in qualche modo, se vogliamo, un po' lo strascico, no, di quell'epoca lì, perché sono tutti palazzi 400, 500, qualcuno anche del 600, ma hanno delle caratteristiche che si sviluppano tutte in altezza. E questo è uno degli elementi che secondo me vanno sempre tenuti in considerazione quando... Perché noi abbiamo l'idea, no, che le città italiane, le città storiche, fossero le città che si sdraiavano su una collina. In realtà no, in realtà c'era anche allora, c'era l'elemento della rendita fondiaria che era fondamentale, che era centrale. Del tempo sacrificato sia da alcuni eruditi a comporre simili opere, quindi gli archivisti, sia da tutti gli storici a conoscerne l'esistenza e l'impiego. Ecco, l'impiego e l'esistenza è quello che oggi adesso il professor Bartoli, nell'illustrare questo interessantissimo documento che è conservato a Foligno nell'archivio comunale, nella sezione di Foligno dell'archivio di Stato. Queste sono le quattro pergamene di cui parlerò. La prima a sinistra
è la pergamena contenente il documento pattizio, il patto tra il comune di Foligno, come dirò, e la fazione di Sassovivo. Gli altri tre fogli di misure differenti e con scritte mani differenti consistono nell'elenco dei cittadini che partecipano all'assemblea che sancì questo patto. Il documento è attualmente nella sezione di archivio di Stato di Foligno, ma in origine apparteneva all'archivio di Sassovivo. Questo documento è stato pubblicato nel quarto volume, vai Francesco, grazie, nel quarto volume delle carte dell'abbazia di Santa Croce di Sassovivo, una bella impresa che vide protagonisti un sacco di cose, l'Università degli Studi di Perugia, la Deputazione di Torre Pari per l'Umbria, ma soprattutto la Scuola Speciale Romana degli archivisti, per archivisti e bibliotecari dell'Università della Sapienza. Sette volumi sono usciti, qui c'è il quarto, il documento 146, riguarda proprio questo documento. Come sapete, nelle edizioni documentarie ogni testo documentario viene introdotto dall'editore, che sarei in questo caso io, dal Regesto. Questa è dunque la descrizione, il riassunto brevissimo del contenuto del documento, che occupa sei righe. L'ultima riga è per gli altri tre fogli di pergamena, le altre tre carte. Ho inserito anche la cosiddetta tavola della tradizione, originale, eccetera, per dirvi che quegli altri elementi, copia semplice parziale del XVII secolo, estratto del XVII secolo, inventario S, sono prove documentali dell'appartenenza originaria di questi pezzi all'archivio di Sassovivo. Di qui, dall'archivio di Sassovivo, che oggi è depositato presso l'archivio arcivescovile di Spoleto, questi documenti furono probabilmente trasferiti all'archivio di Stato di Foligno, allora archivio storico comunale, da Monsignor Faloci Pulignani, un grande erudito della Foligno della prima metà del Novecento, che ha visto essere documento del comune di Foligno e quindi ha ritenuto opportuno trasferirlo lì. Questa è una carta che vi fa vedere la situazione rispettiva della città di Foligno, Fulginium e del monastero di Sassovivo. La linea più importante che attraversa la carta è, se lo faccio qua non succede niente, è la via Flaminia. Sassovivo è sulle pendici degli Appennini in direzione delle Marche. Gran parte dei suoi possedimenti insistono su quest'area di passaggio tra l'Appennino Umbro e l'Appennino Marchigiano. La linea tratteggiata indica la diocesi di Foligno. E quindi capite che la presenza sassoviviana di Sassovivo, di questa potente abbazia, una presenza non solo religiosa ma soprattutto patrimoniale e terriera, costituiva un cuneo di presenza signorile all'interno di quella che era il territorio di espansione naturale della città, il comitato o contado. Questo è quel notaio Giovanni che vedevamo. Si tratta di una scrittura che ha quelle caratteristiche che dicevo e che ha alcune lettere caratteristiche, la R, il segno di et, la E e così via. Ve lo dico perché già se ne è tanto parlato in questo festival del Medioevo, ma questa è la stessa mano di Francesco d'Assisi, quale si rivela dai suoi autografi. Questo è l'autografo che forse tutti conoscono, che è conservato alla Basilica nella Cappella delle Reliquie. Questo è un po' meno noto, è quello che è conservato nella Cattedrale di Spoleto. Per dirvi che anche nella sua scrittura, scrivere fu per Francesco una vocazione altrettanto importante del parlare e del cantare. Nella scrittura di Francesco si riconoscono le tracce di questo strato culturale basso ma capace di scrivere, che caratterizza la sua area di appartenenza. Grazie. Prego. Sì, sì. Sì, è libero. Grazie. Scusa,
No, io sono, abbiamo un'azienda qua. Siamo solo a un festival di storia, non si può parlare di un libro, per questo abbiamo pensato che poi Alessandro Barbero fosse la persona più adatta a parlarcene. L'ho già fatto altre volte in altri festival con grande successo, ma gli abbiamo chiesto di parlare dell'apologia della storia di Marc Bloch, quindi non c'è molto da aggiungere. Però magari sto in piedi se mi dai sì. Questo microfono che funziona benissimo, sì, certo. Bene, buonasera a tutti. Sì, io parlerò dell'apologia della storia di Marc Bloch, che è il libro che mi è stato chiesto di presentare, ma anche molto di Bloch in realtà, perché, come dire, la figura di Bloch è una figura talmente affascinante che va anche al di là di quello che ha scritto. Questo libro, Apologia della Storia, contiene una citazione che fra noi studiosi del Medioevo è, come dire, diventata quasi un mantra. Il bravo storico assomiglia all'orco delle leggende. Quando sente odore di carne umana, sa che lì c'è la sua preda. Ecco, questa citazione è una citazione appunto di quello che è il leggendario medievista finora vissuto, più famoso di Georges Duby, famoso di Jacques Le Goff. Poi forse un giorno ci saranno medievisti non francesi che uno possa citare con lo stesso entusiasmo, ma insomma, e loro hanno aperto la strada, sì, figuriamoci, ecco. Apologia della storia è il libro che Bloch scrisse negli anni della Seconda Guerra Mondiale e dell'occupazione tedesca. Dovete immaginare la situazione. Nel maggio-giugno del 1940 la Francia è stata travolta, i tedeschi hanno costretto la Francia alla resa, occupano una grossa parte della Francia, compresa Parigi, permettono che un governo francese, messo in piedi dal maresciallo Pétain, il governo di Vichy, governi la parte rimanente. Bloch, che è ebreo, rimane nella parte libera, nella parte di Vichy. Questo vuol già dire, per esempio, che non può rientrare a Parigi, dove c'è la sua casa e tutti i suoi libri. Bloch, che è arrivato, si è tolto la divisa, ne parleremo, era ufficiale di quell'esercito francese che è stato sbaragliato dai tedeschi, non torna, e da quando è partito per la guerra non è più tornato e non tornerà mai più a casa sua a Parigi, non rivedrà mai più i suoi libri, che sono stati portati a un certo punto in Germania, poi nel dopoguerra, fortunosamente, una parte sono stati ritrovati. In quegli anni, dalla fine del 40, poi il 41, il 42, Bloch sopravvive nella Francia cosiddetta libera, la Francia di Vichy, la Francia non occupata, meglio, ecco, perché libera non era tanto libera. I tedeschi comandavano e il regime del maresciallo cercava di convincere i francesi che il destino della Francia era di essere alleata della Germania nazista. Bloch però sopravvive, riesce ancora a fare il suo mestiere di professore universitario in cittadine di provincia, prima all'università di Clermont-Ferrand, poi all'università di Montpellier. Ora noi fatichiamo a immaginare oggi cosa voleva dire negli anni 40 la provincia francese, sono cittadine dove non c'è una biblioteca praticamente. Quindi Bloch continua a insegnare, ma non ci sono libri e non ci sono archivi dove andare a fare ricerca. E cosa fa lo storico che si trova in questa situazione? Ha voglia di scrivere lo stesso. Non è la prima volta che succede questo a un grande storico. A me è venuto in mente un altro grande studioso del Medioevo che si chiamava Pirenne, Henri Pirenne. Pirenne era un belga e nella prima guerra mondiale, come sapete, i tedeschi invadono senza provocazione il Belgio, lo occupano per 4 anni con un'occupazione durissima a base di fucilazioni e sfruttamento economico, e in Belgio c'è un forte movimento di resistenza, anche solo passiva. Pirenne, che è un importante professore universitario, a un certo punto viene arrestato dai tedeschi perché è un punto di riferimento di questa resistenza. Siamo nel 1916, passerà 2 anni deportato in Germania, e in quei 2 anni Pirenne, che è uno storico del Medioevo e che non ha un libro evidentemente a cui da consultare, però decide di scrivere. E scrive la storia dell'Europa medievale, tutta a memoria. Perché le sintesi, quando uno sono anni e anni che studia quelle cose, le riesce a fare anche senza consultare libri. Bloch fa qualcosa del genere, però non fa una sintesi, decide di scrivere un libro di metodo,
un libro su che cos'è la storia e cos'è il mestiere dello storico. Poi dopo la sua morte sono stati ritrovati quaderni, scartafacci, fogli staccati, abbozzi, indici, ed è stato messo insieme questo libro che non è finito, è un libro incompiuto. Il primo appunto in cui c'è l'idea di questo libro è nel dicembre 1940. Bloch fa un elenco libri da scrivere. Altri fanno gli elenchi dei libri da leggere, no? Ecco, Bloch fa l'elenco dei libri da scrivere. E fra questi c'è questo libro, L'apologia della storia, cioè la difesa della storia. Suo figlio Etienne Bloch, che fra i molti figli aveva 6 figli, tra maschi e femmine, Marc Bloch. Etienne, che è quello che ha più conservato il culto del padre, ha lavorato per conservare la sua memoria, la sua eredità, dopo la guerra ha poi lavorato su questi manoscritti e ha fornito l'edizione critica di questo libro complicato, lo capite, perché non è mai finito. L'autore è stato fucilato prima di poterlo finire. E quindi ci sono capitoli scritti 2 volte, iniziati, non finiti. Si sa che Bloch ci ha lavorato un po' nel 41, ci ha lavorato molto nel 42. Poi ha smesso, perché alla fine del 42 i tedeschi hanno occupato anche il resto della Francia, e per un ebreo è diventato davvero impossibile vivere lì alla luce del sole, e Bloch è entrato in clandestinità, si è unito alla resistenza e poi è andata come è andata, lo racconteremo. Thank you.
di nuvole basse, anzi il sole neanche si può dire che sia sorto davvero. Attorno nel porto cominciano ad affaccendarsi le cose normali che accadono in un porto. Ci sono asini, ci sono magazzinieri che spostano merci, cominciano ad arrivare verso riva le barche dei pescatori, scarpe, passette che paiono quasi vive, gatti che corrono ovunque, gabbiani su quello che succede in un porto. All'orizzonte c'è una nave e il mercante aspetta quella. Ci vuole tempo, il sole neanche sotto dal vento, poco alla volta, con calma la nave si fa vicina. E quelli che sono sulla nave si guardano attorno. No, perché Balam suona così in arabo, il nome di Palermo, non è un spettacolo da poco. Balam è probabilmente una delle più grandi città che si possa incontrare al centro del Mediterraneo, se vieni da Oriente e se vieni da Occidente. E loro vengono da Oriente, vengono da molto lontano, tra l'altro. Il viaggio è stato lunghissimo. Loro arrivano da Alessandria, ma le merci, i mercanti che viaggiano sulla nave sono mesi che sono lungo il percorso. E il percorso è partito da Libia, si è fermato in alcuni porti del Mar Rosso, ha attraversato un po' di deserto, ha ripercorso verso nord il Nilo, si è rimbarcato ad Alessandria d'Egitto e adesso sono a Palermo. Si guardano attorno e la città dice non c'è città. Accanto a loro le mura della Carsa. La Carsa è un castello, dentro tutto sommato, ci sono ancora le luci della notte a quell'ora. E dall'altra parte le navi, molte, molte di più di quelle che si potrebbero vedere oggi a Palermo, perché il porto è molto più grande, è un porto da mercante. Il mercante finalmente li vede avvicinarsi, lo salutano, lui si fa incontro a loro, si aggiusta la sua veste di lino, lunga, che gli va incontro perché li conosce, sono i suoi diretti collaboratori, sono alcuni di loro, sono i suoi soci, sono i mercanti con cui lavora da tantissimo tempo. Lui si chiama Ibrahim ed è ebreo. Per la nostra storia non è che sia così importante il fatto che sia ebreo, ma per quel mondo, tutto sommato, il fatto che lui sia ebreo spiega qualcosa di più. Perché quella rete, quella enorme, impressionante rete mediterranea e in realtà molto più ampia, asiatica, che fa sì che lui si arricchisca e che tutte quelle merci così esotiche che adesso stanno scaricando dalla nave giungano finalmente a Palermo, quell'enorme rete è fatta di comunità, di persone, di gente che si incontra con cadenze annuali, semestrali, secondo dei monsoni, secondo delle navi, secondo dei venti. E così sono finalmente a Palermo e parlano di affari, affari che divino andato perso, purtroppo capita spessissimo, anzi delle due lui ha avuto fortuna, perché tutto sommato il resto della merce è a posto. C'è vino, c'è seta, e la seta arriva ancora più da lontano, arriva dalla Cina, è stata lavorata in varie tappe in Persia, diciamo che in questo caso sia stata lavorata magari un po' più vicino, che sono i territori di Bisanzio, ma adesso è qui, assieme al resto, i guentari probabilmente, piccole scatole, dentro ci sono le spezie sono di tanti tipi, tutti con nomi piuttosto esotici naturalmente, lo zafferano lo conosco tutti e viene da vicino, ma il mirabolano, a quel tempo lo conoscono tutti, voi no, ma il mirabolano invece è una di quelle cose che fa la differenza, perché costa tantissimo. Quasi pure il pepe, un po' ce l'hanno anche il pepe in quel caso, il pepe costa ancora di più, dicono perché è protetto dai serpenti, stanno attorno agli alberi, dove cresce il pepe, ma non è vero, i serpenti non c'entrano niente, probabilmente lo raccontano perché serve tutto sommato a spiegare un po' perché costa davvero così tanto. In realtà costa così tanto perché la rete è immensa e occorre pagare di tutto. Problema di tappe, problema di percorsi, di sicurezza naturalmente del viaggio, eccetera, eccetera, sia come sia. Il mercante è finito, ha parlato a sufficienza, si
insieme con le merci e ora va a mangiare. Per andare a mangiare, se parti dal porto di Palermo, devi fare esattamente quello che si fa oggi, e cioè ti giri e vai verso il monte. Andando verso il monte, a un certo punto arrivi a un crocifisso, c'è ancora adesso tutto molto più complesso, molto più architettonico, allora è semplicemente un crocifisso di strade, attorno a casa chiuse, alte probabilmente, con palme che spuntano, tutte più o meno di mattoni, rossi e bianchi. E se superi quel crocifisso incontri la moschea. Non una moschea qualsiasi, la moschea del venerdì, la moschea cattedrale, si potrebbe dire, magari forzando un po' l'arco già a Milano. È una moschea grandissima. Non la vedrete, potete girare per Palermo quanto volete, non c'è più. Però il perimetro sì. E quindi grandina lo è, e adesso c'è la cattedrale, più o meno delle stesse dimensioni. Lui però non entra, è ebreo, ma non solo. Lui in realtà va dall'altra parte, gira a sinistra. E si infila in una serie di stradine molto strette, alcuni sono piccoli ciechi, alcuni meno, alcuni sono strade strette, altri un po' più larghe, ma quello che conta è che vanno dritti in quella direzione, girano a sinistra. E lì si arriva a un'altra moschea, ma la cosa più importante è che vicino alla moschea c'è il mercato. A Palermo oggi ce ne sono due di mercati che contano qualcosa. Allora c'era uno, l'altro c'era l'altro. Quel mercato invece c'era, e in quel mercato il mercante si siede e mangia, ovviamente. E mangia cose che più o meno possiamo immaginarci, mangia legumi, mangia verdure, mangia mandorle, mangia frutta, ci sono i limoni, ci sono le arance, mancano altre cose ovviamente, ma tutto sommato una bella fetta di dietro mediterranea. Poi il discorso si sposta su dei temi più pesanti, le facce si fanno serie. La parola d'ordine, più o meno per tutti, comincia a diventare in quella serata fitna, che, beh, che non è che abbia tante traduzioni possibili in arabo, guerra civile, perché la guerra civile purtroppo attorno a quell'anno, che è più o meno il 1030, la guerra civile è più che presente. Gli arabi si stanno combattendo tra di loro, gli ebrei che sono seduti a quel tavolo ovviamente non la vedono di buon occhio come cose, stanno perdendo sicurezza. E magari fosse solo quello, magari fosse solamente una questione della fitna che sta cominciando a dilaniare la città, no, c'è pure di peggio, perché uno di questi mercanti che è appena tornato da Napoli ha visto degli arabi che stanno venendo da, verso la Sicilia, e sono dei personaggi orrendi, li ha visti ad Aversa per essere proprio precisi. Sono alti, pallidi, di cadavere ovviamente, però sono cattivi, sono violentissimi, uccidono, stuprano, distruggono, e ormai si stanno mangiando tutto. C'è chi dice che gli appoggi il Papa, c'è chi dice che vadano con quello che li paga di più, che non è neanche impossibile. C'è chi dice che questi alla fine questi entrano in Sicilia e gli altri si guardano a questo punto e tagliarsi, figurarsi normali in Sicilia, andiamo. Thank you.
è pisano. Sta lì perché il papà fa il mercato. All'epoca le cose erano differenti. Il sud era più sviluppato del nord. L'Africa era più ricca delle coste italiane. E i marinai, i mercanti italiani andavano verso l'Africa, verso l'Egitto, a cercare ricchezza, fortuna. Il papà di questo ragazzo, che si chiama Leonardo, parte per questo motivo, porta con sé il figlio, sradicato, portato via, in un'altra città. Ma Bugia è una città ricca, ricca di stimoli, per chi li cerca. E il bambino li trova. Trova che lì c'è una comunità di gente sapiente, tra virgolette, di scienziati. Si mette lì e impara. Impara una cosa strana, che in Europa non si conosceva, o si conosceva ma in maniera molto, molto, molto limitata. Questa cosa sono i numeri. Perché vedete, nel Mediterraneo non viaggiano soltanto merci, uomini, ma soprattutto viaggiano idee, conoscenze, corso di volo, giri di cammelli, lungo strade polverose, su carovane, negli involti dei mercati, viaggiano insieme alle cose idee. E questo bambino era ancora su questa spiaggia di Bugia e di Barberia, intorno al 1975. Raccoglie i numeri. E questi numeri hanno fatto un viaggio globale per oggi, un viaggio lunghissimo, che comincia nelle giungle della Cambogia. Là per la prima volta qualcuno ha cominciato a dire: questo segno, se lo usate, significa qualcosa. Da solo non significa niente. Come lo chiamo? Il nulla, il vento, lo zero. Zero. Questo viaggio comincia in Cambogia, arriva in India, trova un signore che si chiama Bravanti, che è un grande matematico, e lui per primo dà una forma a ciò che fino ad allora era stato abbastanza in forma. Dopodiché c'è un altro passaggio, un passaggio bellissimo, perché non sappiamo come, non sappiamo in che maniera, forse degli ambasciatori, forse nel corso di uno scambio commerciale. Questi numeri arrivano nella più straordinaria città del mondo in quel momento, che è Baghdad. Quando Baghdad era la città, la megalopoli nell'ottavo, nono secolo, e arriva a 1 milione di abitanti, in Europa le città erano così, molto più piccole, molto più ridotte. Lì c'era la megalopoli. E nella megalopoli la città non era costruita soltanto e fatta soltanto di mura o di porte o di torri, ma era fatta anche di conoscenze. Una città si costruisce anche sulle idee. Al-Mansur, questo lo sa benissimo, e costruisce una cosa che si chiama la Casa della Sapienza, e in questa Casa della Sapienza ci mette i libri, le conoscenze, ciò che si crea, e arrivano pure i numeri di Gravatta. Arrivano i numeri di Gravatta, e lì ci sono delle persone che cominciano a dire: ah, bello questo! Uno di questi si chiama Al-Khwarizmi, da cui viene la parola algoritmo, e scrive un trattato da cui viene la parola algebra. E da lì un'esplosione, i numeri invadono tutto il mondo musulmano e arrivano nel Nord Africa e arrivano piano piano fino nelle mani di questo bambino che si chiama Leonardo Fibonacci, figlio di Fibonacci.
che i suoi amici chiamavano Bigotto, lo stupido, lo zuccone. E lui lo scrive, dice: signore, guardate, io scrivo un bel libro, si chiama Liberarci. Ma non fa lo sborone, non dice: ma come sono bravo, sono inventato questa cosa nuova, i numeri, lo zero, no. Dice: l'ho imparato da maestri musulmani. I numeri alla maniera degli indi. Lui sa benissimo qual è il percorso. Gli hanno insegnato. Gli hanno detto: guarda, che questi numeri arrivano dall'India, sono arrivati a noi e noi adesso li regaliamo a te. E lui li regala all'Occidente, li porta in Europa. Non è stato subito un bel regalo, all'inizio molta gente ha detto: beh, questo zero rivela un po' di tutti. Molti hanno detto: è uno strumento di Satana, non si usa, per esempio a Firenze. Non usate perché non è pazzo. Ancora nel 500, in alcune università tedesche dicevano: per carità, i numeri, quelli romani, questi arabi non vanno bene. Però i numeri sono utili, sono pratici, permettono di ricordare, permettono di fare una cosa che si chiama la ragioneria, di contabilizzare, di trasformare il calcolo in supporto da conservare, dove mettere ciò che c'è di buono e che c'è di cattivo, l'attivo e il passivo. I numeri vanno bene, non la civiltà, è la civiltà del capitale. Grazie a Matteo Nardella, Claudio Doppio, Bombardo, Claudio Scorsi.